In pochi anni il web è cambiato molto e c'è uno spirito non tanto di transazione quanto di collaborazione che si innesca grazie alle potenzialità messe a disposizione dalle nuove tecnologie che vivono in rete. Oggi, quando si parla di rete di web 2.0, si fa riferimento invece a un'interazione tra persone e persone, gruppi di persone e altri gruppi di persone, accomunati da un'esigenza di condivisione, di informazioni, intrattenimento, creazione di contenuti. A Cisco Expo se ne parlerà in maniera molto approfondita, per coglierne sia le questioni di visione, di implicazione a medio-lungo termine per ciascuno di noi e per le nostre aziende, sia per coglierne anche le implicazioni tecnologiche sottostanti e dove il futuro ci sta portando. Ma Cisco Expo sarà anche un'occasione per un momento di confronto molto approfondito e di alto livello con chi non guarda tanto i dettagli delle tecnologie quanto il beneficio e l'impatto che la trasformazione legata all'utilizzo delle tecnologie può portare a livello di azienda, di organizzazione e anche di sistema paese, quindi impatti anche di più lungo termine che non semplicemente quelli legati alla decisione di una singola azienda, ma che hanno a che fare con la trasformazione di un intero sistema economico, produttivo, di servizi, di transazioni, di nuove relazioni tra organizzazioni che operano sui mercati globali. Questo sarà il tema che verrà dibattuto e confrontato nella tavola rotonda del Business Day di Cisco Expo.